abbiamo deciso di restaurare dal punto di vista del decoro le prime 50 fontane storiche della nostra città. Iniziamo da questa meravigliosa piazza nota in tutto il mondo, Santa Maria in Trastevere. Nei prossimi giorni ci dedicheremo ad altre fontane come quella Piazza della Repubblica, la fontana delle Naiadi e tutte le altre prestigiosissime fontane come quella di Piazza Trilussa, del Gianicolo, la fontana della Barcaccia che purtroppo l'anno scorso ha subito quel gravissimo danno inferto dai tifosi di una squadra olandese. Insomma, vogliamo rendere sempre più bella la nostra città con la cura dei nostri monumenti e le fontane fanno parte integrante di questa bellezza, del decoro, dell'accoglienza anche dei turisti che vengono da tutto il mondo. Vorrei però anche sottolineare che spesso il degrado è anche legato al comportamento incivile di alcune persone e voi spesso lo avete sottolineato con immagini di persone che sguazzano all'interno della fontana, delle fontane o che buttano addirittura i loro rifiuti all'interno delle fontane. E così in questi giorni stiamo preparando un nuovo regolamento di polizia urbana nel quale io proporrò l'innalzamento da circa 160 euro della multa per chi butta un rifiuto oppure entra dentro una fontana a 500 euro, perché è importante da un lato ci sia la cura, l'investimento dei soldi della città nel decoro della città, ma dall'altro chi non si comporta bene deve essere punito, perché questi beni appartengono al genere umano, a tutta l'umanità. L'intervento consiste in una pulizia straordinaria delle fontane storiche della città di Roma che, come spesso si è visto, sono rimaste abbandonate e alcune volte addirittura vandalizzate con la presenza di cittadini, turisti e quant'altri che utilizzano le fontane in modo improprio, invece essendo e trattandosi di un monumento utile e patrimonio di tutti della città e quindi un bene comune, noi abbiamo deciso questa campagna che comincia oggi e finirà alla fine del mese di settembre di pulizia delle fontane, quindi mettendo il cloro, mettendo tutto quello che è necessario perché queste fontane ritornino al meglio. Prima si svuotano le vasche, poi si procede con la pulizia, con l'immissione dei materiali che rendono l'acqua trasparente e pulita e poi si rimettere l'acqua. Cominciamo da qui, andiamo oltre, riguarderà almeno 50 fontane che nel mese di agosto e nel mese di settembre verranno pulite.